vista turistico, ovviamente siamo qui in una zona, in un centro storico di Casoria. Il santuario risale comunque al 600, quindi anche qui ha un carattere storico, e cerchiamo comunque di portare qui quella tradizione benedettina sul territorio casoriano, sia oggi sabato e anche domani domenica. Ecco, carissimi utenti, questo in realtà è lo stand dove potete vedere c'è il pane di Casoria. Siamo con il cuoco Rosario qui nelle immagini. Ecco, quale caratteristiche possiede il pane di Casoria? È un pane semplice di grano duro, svuotato, tostato e messo dentro i fagioli conditi alla messicana. Solamente che c'è salsiccia, prosciutto crudo, pancetta e tutti gli aromi dovuti. Il sugo, ecco qua come viene preparato. Dai, metti. C'è salsiccia di puro suino, prosciutto crudo, pancetta e vari aromi. Ultimi utenti, ecco, vedete, c'è uno staff completo tutto al femminile, come si può vedere dalle immagini. Qui in realtà viene distribuito i fusilli con il pane. Di cosa si tratta, prego? Allora, di fusilli fatti con sugo, pomodoro fresco e basilico e pancetta e polpette di pane. Le polpette sono con mollica di pane bagnata, uova, formaggio, sale, pepe e scamorza. Carissimi utenti, come si può vedere dalle immagini, questo è l'angolo dell'arrosto, arrosto di salsicce di Norcia. Allora, questi panini con dolce sono delle piccole brioche, fatto con crema alla strega, chantilly alla strega e chantilly al pistacchio, con una spolverata di zucchero sopra. Niente. Siamo qui proprio nel centro storico di Casoria. E così alla salve, lei sta assaggiando il pane di Casoria con... come sarebbe? Buonissimo, squisito. Squisito. Abbiamo... A lei com'è stato il pane, signora? Buonissimo. Squisito, davvero squisito. Abbiamo qui altri visitatori, salve, buonasera. Lei cosa ha provato questa sera? Il pane di Casoria, vero? Sì, buonissimo. Ho assaggiato anche la salsiccia, veramente spettacolare. Bene, per lei, mi scusi, com'è stato questo pane di Casoria? No, buonissimo. Ecco, lei sta assaggiando il dolce, appunto, la brioche con crema, com'è stata? Buonissima, si sente il liquore, particolare. Bene, bene. Abbiamo qui altre visite. Salve, buonasera, avete provato il pane di Casoria? Sì. Com'è stato il prodotto? Buono, buono. Per lei? Buonissimo, anche la salsiccia era eccellente. Per lei, il menù com'è stato alla fine, signora? Ottimo. Per lei, mi scusi, com'è stato il prodotto? Ottimo. Buono, buono, tutto buono. Bene, per lei, mi scusi, come giudica il menù? Buono. Buonissimo, una bella serata e tutto bello, ben organizzato, grazie. Perfetto. Arrivano, ecco, i fagioli alla benedettina contenuti nel pane di Casoria. Vedete, davvero speciale il piatto. Un assaggio, carissimi utenti, i fagioli alla benedettina con il pane di Casoria. Prego, possiamo provare un secondo? Vabbè, il visitatore prova prima i fagioli, come sono questi? Buoni. Ma no. Buono. Croccante e caldo. Buonasera, com'è stato il prodotto, il pane di Casoria? Molto, molto buono. Perfetto, per lei signora, mi scusi, com'è stato il prodotto? È ottimo, ottimo, grazie. Bene, qua è superlativo il prodotto, ci sono altri visitatori, salve, buonasera. Com'è stato il prodotto? Vedete, già terminato il pane di Casoria. E poi ricordiamo che c'era anche un altro prodotto che la signora ha provato, i fusilli con polpette di pane, diciamo un prodotto davvero di Casoria. Alla fine com'è stato il prodotto? Ottimo, veramente ottimo. Speciali utenti, abbiamo altri visitatori. In questo momento si sta assaggiando in realtà i fagioli alla benedettina. Fagioli alla benedettina, il visitatore assaggia, come si può vedere. Com'è il prodotto, mi scusi, prego? Buonissimo. Vediamo il pane adesso, il pane lo si può provare. Ecco signora, intanto lei può assaggiare l'arrosto di salsiccia con melanzane, gentilmente. Ecco, così vediamo anche, ecco, come si mangia. Come questo pane è croccante, vero? Croccante, rimane croccante e buonissimo. Bene, bene. Invece la signora assaggia l'arrosto di salsiccia
con melanzane, come si cosa? E poi anche un po' le melanzane, vediamo come è il prodotto, anche il pane, benissimo. Alla fine signora, com'è il prodotto? Ottimo, complimenti. Grazie signora, molto gentile. Carissimi utenti, buonasera, siamo qui collegati da Casoria, siamo qui a Casoria Vecchia, siamo con il presidente Nicola Mangani per quanto concerne l'organizzazione della festa del pane. Ecco, davvero qui c'è il pubblico che in questo momento sta gustando il pane di Casoria, davvero una tradizione che viene riportata qui nel centro storico di Casoria. Quindi in realtà si riporta la tradizione in connubio col centro storico. Ecco presidente, un'idea che nasce da un'esigenza di carattere socioculturale, vero? Sì, certo, è legato comunque a una tradizione particolarmente benedettina, legata al nostro patrono San Benedetto, perché ovviamente la sagra si sta svolgendo all'interno e anche all'esterno del santuario di San Benedetto Abate in Casoria. Da dove è nata l'idea? L'idea è nata di poter portare qui a Casoria quella che è la tradizione benedettina. Infatti possiamo notare dal menù che viene presentato alle nostre persone un menù tipico, un menù fatto comunque da fusilli alla cassino, salsicce di Norcia e fagioli in un contenitore fatto di pane. La festa del pane è incentrata proprio su questo ingrediente, che è l'ingrediente del pane, è l'ingrediente più povero, anche per dare un segnale a tutte le persone che partecipano. Quindi questo è il segnale dal punto di vista sociale. Dal punto di vista turistico, ovviamente siamo qui in una zona, in un centro storico di Casoria. Il santuario risale comunque al 600, quindi anche qui ha un carattere storico, e cerchiamo comunque di portare qui quella tradizione benedettina sul territorio casoriano, sia oggi sabato e anche domani domenica. Sì, utenti, vedete nelle immagini, davvero c'è la fila delle grandi occasioni qui a Casoria per la festa del pane, c'è davvero il pubblico molto fedele. Ecco, salve, buongiorno, buonasera, ecco, lei ha preso appunto il pane di Casoria, l'ha già assaggiato. Ottimo, ottimo. Bene, bene. Abbiamo altri visitatori, intanto qui si richiede appunto l'arrosto. Signora, buonasera, ha già assaggiato il pane lei? Ottimo, ottimo. Bene, bene, lei invece l'ha assaggiato già, vero? Sì, a posto, e sarà buono. Ecco, alla fine voi state preparando, prenotandolo, l'arrosto, come sarà secondo lei? Speriamo buono. Bene, bene, abbiamo altri visitatori, ecco, abbiamo un'altra signora che ha il pane, ecco, le ha prenotato il pane, l'ha già assaggiato, com'è stato signora? Ottimo? Buono, buono, veramente buono, grazie. Perfetto, lei come si è soddisfatto, vero? Benissimo, buono, buono. Buono, veramente una tradizione che in realtà rispecchia il passato. Si sta assaggiando anche la salsiccia con melanzane, come ho già detto prima. Mi scusi signora, com'è attualmente il prodotto? Lo trovo ottimo, buonissimo. Bene, per lei, mi scusi, lei già sta assaggiando, com'è questo prodotto? Ancora meglio di ottimo. Bene, bene. Buonasera, alla fine praticamente com'è stato il prodotto, il pane? No, buonissimo, buono, buono. Soprattutto questo con i fagioli e salsicce è stato veramente una buonissima. Lei mi scusi, com'è? Ottimo pane, ottimi fagioli. Benissimo. Tu alla fine come giudica? Beh, a parte il prodotto, io credo alla finalità è più importante. Sappiamo benissimo che il ricavato andrà in beneficenza e quindi altro che prodotto. Siamo qui presso un altro tavolo, vedete si sta assaggiando l'arrosto. Signora, alla fine com'è il prodotto, le melanzane? È stato tutto molto buono, realizzato benissimo e siamo stati bene. Perfetto, ecco, abbiamo altri giovani qui nei tavoli. Ecco, alla fine com'è stato il prodotto dell'arrosto con melanzane? Buonissimo, perfetto. Lei mi scusi? Buonissimo, tutto buono. Cosa ha provato lei? Ho provato le salsicce con i contorni, il vino molto buono. E cosa abbiamo provato più? Le polpettine stupende, veramente. E il pane l'ha provato? Com'è stato? Perfetto, buonissimo. E io vengo da un paese dove si produce pane, quindi è veramente buono. Ok, bene, ci siamo. Quindi, ecco, buonasera, l'arrosto di salsiccia con melanzane, com'è il prodotto? Molto buono. Lei signora, in questo momento, con i peperoni? Squisiti. Ecco, lei stava parlando del pane con i fagioli. Sono squisiti. Ok, bene. Del Garda, abbiamo qui un visitatore, arrosto di salsiccia con melanzane.
Il prodotto com'è alla fine? Buonissimo, ma più che altro è la sagra che mi interessa, dove sono nato io. Oh, appunto l'arrosto di salsiccia con melanzana, alla fine com'è il prodotto? È buono, è buono. Siete soddisfatto di essere presente qui? Sì, certo. Lei signora, alla fine arrosto con peperone, con melanzana? Gli altri, è ottimo invito gli altri casoriani a venire domani sera perché si ripeterà il tutto con un altro spettacolo. Carissimi utenti, diciamo che le attrezzature per quanto riguarda l'arrosto sono state realizzate da un artigiano. Siamo qui, qui alla mia sinistra, buonasera. Ecco, come sono state realizzate queste brace? Tutti in acciaio inox e ferro. Cioè il supporto di sotto è solo ferro e sopra tutta la griglia è tutta acciaio inox. Ecco, carissimi utenti, c'è un utente, una visitatrice che sta mangiando i fusilli con la famosa polpetta di pane di Casoria. Ecco, se la prego, può provare un attimo questo piatto? Prego, prego, prego. Proviamo un attimo. Alla fine, appunto, come sono questi fusilli, signora? Squisiti. E poi un'altra domanda, la polpetta di pane, che è tradizionale, è storica, è buonissima, vero? È buonissima. Lei all'evento partecipa proprio qui nel centro di Casoria, è molto importante e fondamentale questa festa del pane. Sì, è fondamentale, poi noi abitiamo di fronte, quindi come poter mancare, insomma. Il marito invece ha in pratica prenotato e lo ha già a disposizione, salsiccia con melanzane. Salve, buonasera, alla fine com'è il prodotto? Lo possiamo provare un attimo, può assaggiare, prego. Ecco, proviamo un attimo la melanzana e anche la salsiccia un pochino. Ecco, prego, alla fine com'è questa salsiccia? Buona, veramente buona. Ok. Carissimi utenti, ci troviamo presso la chiesa di San Benedetto Abate, qui a Casoria, in provincia di Napoli. Siamo qui con il parroco Don Pasquale Fioretti, qui nelle immagini, ecco parroco, davvero un'iniziativa lodevole, quella della festa del pane che ha visto il riscontro, considerando la presenza di molti turisti qui nel centro storico di Casoria. Davvero un'idea eccellente, in quanto l'evento del pane si svolge sia nei pressi della chiesa di San Benedetto Abate e sia nel centro storico. Qui siamo nel pieno centro storico, molti visitatori non conoscono il centro storico di Casoria, conoscono Casoria ma non il centro storico. È davvero secondo lei positiva l'iniziativa, l'idea di realizzare l'evento proprio nel centro storico di Casoria? Questa è la seconda parrocchia più antica di Casoria, insieme alla Basilica di San Mauro. Noi siamo santuario benedettino diocesano dal 2011. Il Cardinale Sebbe ha fatto questa scelta perché c'è la tradizione benedettina in questa chiesa secolare. Come lei può notare, questa chiesa è molto antica e sorge su un'altra chiesa medievale. Questa è una fabbrica del 1700, come vede, quasi a pianta a forma croce greca, che è rara nella realtà architettonica napoletana. E centro storico sì, perché noi dobbiamo ripartire dal recupero del centro storico delle nostre città e noi come realtà parrocchiale siamo presenti sul territorio non solo per la catechesi ma anche per la promozione umana, per il bene, per la coesione sociale. In un contesto dove ci sono tanti elementi che disgregano, noi lavoriamo per l'unità. E questo è la sagra del pane, questa festa del pane l'abbiamo pensata io e i miei collaboratori. Io ho dato solo l'idea, loro poi hanno organizzato il tutto. Ci vogliono anzi ringrazio perché veramente è stato un lavoro immane, ma vediamo già i risultati che sono molto positivi. È il tema del pane perché San Benedetto è il santo legato al pane. Si narra nella storia, la tradizione benedettina, che qualche monaco voleva avvelenare San Benedetto e utilizzarono il pane avvelenato. Un corvo venne in soccorso a San Benedetto e rubò questo pane, non lo fece, e quindi San Benedetto non si avvelenò. Infatti nella iconografia del santo è sempre rappresentato il corvo ai piedi del santo con un pezzo di pane, e questo è il simbolo anche di San Benedetto, patrono d'Europa.
uno dei santi più famosi, ancora fondatore del mondo benedettino. I benedettini sono diffusi in tutto il mondo e noi come parrocchia secolare, storica, cerchiamo di, però da un lato a recuperare le radici, la tradizione, dall'altro anche lavorare per la promozione umana. Tutto ciò che aiuta per il bene e per creare comunione è sempre una cosa positiva, sia per l'ambito religioso che quello sociale. Stimi utenti, questa è una chiesa particolare di tutto il territorio napoletano. Vedete, partiamo dalla cupola, ecco, in effetti siamo qui sempre con il parroco Don Pasquale Fioretti. Ecco, alla fine parroco, questa chiesa appunto che caratteristiche possiede? Prima di tutto questa chiesa sorge su un altro tempio antico, sorta nel Medioevo, perché Casoria, la storia di questa città è legata un pochettino alla Casa d'Oro, era un mondo benedettino, probabilmente era legata alla tradizione benedettina che aveva dei possedimenti in questi luoghi, e formarono due piccoli fuochi, il fuoco di San Benedetto e quello di San Mauro, e uniti insieme poi sorse la città, la cittadina, il villaggio di Casoria. Quindi c'è molto della tradizione benedettina, infatti il palazzo a fianco riporta ancora le antiche alloggi del convento con la chiesa annessa. La cupola è una cupola molto bella, grande, e maiolica, esternamente si può vedere, è coperta da delle maioliche verde e gialle, stile vetri sul mare, quello stile là. Molto grande è la chiesa a croce greca, perché fu incendiata durante la fabbrica della sua ricostruzione nel 1700, infatti c'è una pietra esterna proprio dove sta il cancello che riporta ESB, Ecclesiae Sancti Benedicti, perché riportava l'antica fondazione di questa chiesa, che a causa di questo incendio poi fu ridotta allo stato attuale come vediamo. Questa chiesa porta molti reperti antichi, già l'altare maggiore lo si vede in marmi impreziositi, policromi, le balaustre, l'altare risistemato, porta 5 piani di catacombe sotto e a diverse cappelle. Principalmente abbiamo questa pala centrale di San Benedetto, fatta da Santolo Cirillo, pittore grumese, che è molto conosciuto, è il santo, è il pittore che affrescò tutta la cappella di Santa Restituta, la cattedrale, nella cattedrale di Napoli. Lui fece 3 pale, 2 sono state trafugate, una del Carmine e un'altra del Buon Consiglio, furono trafugate, è rimasta solo questa pala centrale, che è l'estasi di San Benedetto quando San Benedetto entra in gloria in paradiso, no? La glorificazione di San Benedetto. C'è un legame molto forte e antico a questo santo, legato a questa città, insieme al suo discepolo San Mauro, e ancora oggi c'è molto la tradizione, perché San Benedetto è protettore contro il male, c'è la medaglia coniata di San Benedetto che è diffusissima in tutto il mondo, la medaglia che porta la famosa preghiera Vada retro Satana, Benedetto, con una preghiera che speciale fatta da Papa Benedetto XIV, quindi c'è tutta questa tradizione anche devozionale nei confronti del nostro santo. E quando ricorrono le due feste, il 21 marzo che è il Pio Transito e l'11 luglio la festa diciamo liturgica come patrono d'Europa, c'è un'affluenza straordinaria di fedeli. Studenti, questo è un altro importante passaggio ecclesiastico qui nella chiesa di San Benedetto Abate a Casoria. Ecco parroco, qui ci troviamo in un punto importante, siamo di fronte a un monumento davvero storico di Casoria. Sì, è un monumento del 1200, un monumento funerario, come potete vedere, di Jacopo Torello da Fano, che vestito da crociato, perché egli partì con Papa Innocenzo IV alla volta di una crociata, e però si fermò a Casoria perché per beltà di una donna di Casoria si innamorò, si sposò con questa donna, non partì più
per la crociata e morì qui a Casoria. Da questo monumento funerario, che era un sarcofago, anche il sarcofago è rimasto solo la parte superiore del sarcofago, nacque il primo nucleo, la prima cappella di San Benedetto. Poi da quello nacque la chiesa, la prima chiesa originaria, che poi fu abbattuta nel 1700 e ricostruito con quest'ultimo tempio del 1700. Qui giace Jacopo Torello da Fano, uomo d'armi per beltà di una donna, maritato, Lassaro, tre figlioli. Qui morì nell'anno 1231.